inizio d'anno per la prima puntata di Marciano 7 del 2012. In questa puntata, un incontro con una band marcianese, ben due mostre al Museo Dinamico della Torizia delle Terrecotte di Marciano, nuova cartolina marcianese, pacchi di Natale poco graditi, proposte scolastiche nel nostro territorio. Allora iniziamo l'anno con la puntata numero 41. Ceramica e argilla, due differenti materiali caratterizzano due diverse mostre in esposizione al Museo Dinamico della Terrizia e delle Terrecotte di Marciano. Durante il periodo natalizio, il Museo Dinamico della Terrizia e delle Terrecotte di Marciano ha ospitato queste due mostre d'arte, la prima di Vinicio Barcaccia, L'anima della terra, la seconda di Claudia Ciotti, L'argilla si fa arte. Ora, con Carolina Filizzola, andremo a capire di cosa si tratta. La terra, l'argilla quale humus ancestrale, è il fil rouge che fa da legame alle due mostre presenti presso il Museo Dinamico della Terrizia e delle Terrecotte di Marciano fino all'8 gennaio 2012. La mostra di Vinicio Barcaccia, L'anima della terra, offre al visitatore la visione di opere in ceramica che richiamano l'essenza della vita stessa, che deriva dal senso più profondo della terra. La mostra di Claudia Ciotti, L'argilla si fa arte, è un viaggio all'interno dei capolavori dei grandi maestri della storia dell'arte italiana. Un excursus storico tra i maestri del Medioevo, Rinascimento, fino all'Art Nouveau. Il lavoro di Claudia Ciotti va oltre il messaggio comunicativo della pittura. La maestria dell'artista si delinea bene nella resa cromatica e di luce, divenendo così un classico esempio di massima espressione dell'artigianato derutese che diventa esso stesso arte.